Ciao ragazze, eccoci qua per un velocissimo, spero, video saldi. Sono in pausa pranzo, quindi cercherò di fare il possibile per correre. Ma tra ieri e oggi ho fatto un paio di qualche acquistino. Athos, se togli il muso dai miei acquisti, gentilmente, grazie. E dicevo, ho fatto qualche acquistino e visto che ho veramente speso poco e mi faceva piacere farvi vedere cosa ho comprato, ho detto di corsa facciamo un bel video saldi. Sono andata da TQ in due punti vendita differenti, uno ieri a Molassana e uno oggi a Bolzaneto, e da Piazza Italia all'Iper a Bolzaneto. Per chi è di Genova perlomeno sa dove andare a comprare. Allora, ieri ho preso da TQ a Molassana al centro commerciale Val Bisagno questa felpa qui, che è carinissima, morbidissima, con la pecorella dentro, a soli 7 euro, e l'ho presa così in turchese e così in bordeaux. Mi piacevano entrambe, mi ero provata la turchese, poi ho detto ma perché no, per 7 euro mi prendo anche la bordeaux, che è carinissima perché ha sia le borchiette che gli strass, sono molto molto carine, e per 7 euro l'una, belle calde come sono, sinceramente mi sembravano un ottimo affare. Appendo tutta al frigorifero. L'altro acquistino che ho fatto ieri, anche questo fighissimo, 12 euro, un giubbottino in similpelle bordeaux, molto molto carino, molto aderente, con le manichine praticamente che si stringono sui polsi, ma veramente veramente carino, addosso rende proprio alla grande. Infatti poi non vedo l'ora che faccia un po' più caldo per poterlo utilizzare e farvi qualche outfit in modo tale che possiate vederli. Mentre ero alla cassa, nell'espositore degli orecchini, c'erano due paia di orecchini che secondo me stanno da Dio con le felpe che ho preso, e quindi li ho acquistati, un paio in bordeaux e un paio in turchese, 2,90 euro l'uno. Cioè, guardate un po' se non erano fatti apposta per essere acquistati. E così ho fatto. Per cui ieri per un totale di 31 euro circa ho preso due felpe, un giubbotto e due paia di orecchini. Direi che come saldi ci piacciono. Da TQ invece quello di Bolzaneto, in cui sono andata questa mattina perché dovevo andare dall'avvocato col mio ex marito, e visto che ero in anticipo ho detto vabbè, parcheggio, mi faccio un giretto a TQ, e ho fatto benissimo. Ho preso questo abitino a soli 7 euro, che è carinissimo, verde sulla parte del seno, un po' stretto in vita e morbidoso sulla parte di sotto. Cioè 7 euro per un vestitino del genere, sinceramente mi sembra un ottimo, ottimo acquisto. Poi ho preso un paio di jeans perché ne avevo sinceramente abbastanza bisogno. Ultimamente cercavo un paio di jeans e ne ho presi appunto un paio chiari che, se non sbaglio, vi ho già fatto vedere, e poi questi qui, taglia 42, carini blu scuri con questo inserto di strass applicato dietro alla tasca, molto molto tranquilli, molto easy e super aderenti. Devo dire carinissimi, me li sono provati, non fanno l'effetto leggings come tutti i jeans che mi stavo provando ultimamente, sono aderenti ma non appunto troppissimo. Quindi, aspettate che li appoggio qua, per 10 euro direi che questi jeans vanno più che bene. E poi ultimo acquisto, sempre a 10 euro, e questo è stato un colpaccio, perché non credevo di trovare più un paio di stivali neri da utilizzare ancora adesso che fa freddino. Visto che i miei si sono rotti, li ho dovuti buttare via. Ho preso questi che sono carinissimi, morbidissimi, un po' stile cowgirl diciamo, col tacco che sarà 3-4 centimetri, molto belli, molto resistenti a vederli perlomeno, e devo dire che i calzati sono comodissimi, cioè sono veramente comodissimi, soli 10 euro. Non so quanto costassero perché gli hanno cambiato il prezzo 7.000 volte, ci sono 300 etichettine. Però devo dire che mi è andata veramente di culo, perché era l'ultimo 37, c'era più questo e un 40. Io mi sono fiondata a provarli e quindi ho fatto un affarone. Ma parlando di affaroni, ho preso due cosine. Il sacchetto è enorme, ma le cose che ho preso sono microscopiche. Ho
preso due cosine da Piazza Italia. Aveva solo i sacchetti giganti, poveraccia la tipa. Però vabbè, va bene così. Lo uso poi per l'argomenta. Allora, da Piazza Italia ci sono ancora i saldi. Ovviamente non è rimasto quasi più nulla. È rimasta tanta argomenta, direi, e tantissime camicie che io però non uso molto abitualmente, quindi non ne ho comprate. C'erano un po' di gonne e tante giacchette, giacchine, giaccozze, tutto in lana, però non mi servivano. Le uniche due cose che ho preso e che io uso abitualmente, quindi ho fatto bene a prenderle, per la modica cifra di 5 euro l'una, ho preso questa gonnellina in lana nera, molto molto carina. Poi ovviamente sotto ci sbatto i leggings perché col sedere di fuori non ci vado, però molto carina, molto invernale. E questa gonnellina, sempre a 5 euro, color fango. Questa devo dire che potrebbe starmi un pelo larga perché è una media, la small non c'era, ma ci mettiamo una cintura e direi che va bene così, per 5 euro alla gonna va più che bene. Ultima cosa che ho preso a Piazza Italia, tanto per provarlo, è un mascara, perché ora è uscita anche la linea dei trucchi di Piazza Italia. Un mascara multicolor a 3,95 euro. Lo scovolino non sembra male, il prodotto dalla confezione è nero brillantinato di tutti i colori. Ma lo proverò. Ora c'ho sotto il Lancôme, quindi non fa testo. Però lo scovolino sembra carino. Vedremo se il mascara è all'altezza dello scovolino. Ok, a questo punto ragazze vi mando un bacione enorme, spero che il video salvi sia piaciuto, spero che per le ragazze di Genova magari vi ho dato appunto spunto per correre a prendere le ultime cose da TQ o da Piazza Italia. Vi mando un bacio enorme e alla prossima, ciao ragazze.